Per realizzare le mascherine, questo è il materiale che ci serve. Abbiamo bisogno di stoffa in cotone e questa la potete trovare sul sito di Abbi Perline, è il tessuto americano, ci sono tantissime fantasie bellissime. E poi ho usato la fettuccia in licra elastica, io ho scelto il bianco, però ci sono tanti colori, delle forbici, gli spilli, il filo da cucito e un gessetto. E io ho usato la macchina da cucire perché ovviamente il risultato è migliore, però potete farlo anche a mano. Questo è il cartamodello che dovete scaricare e stampare ed è in quattro misure diverse, dove S corrisponde ad una misura per bambini, mentre invece M, L e XL sono da adulto. Per prima cosa mettiamo la stoffa dalla parte del rovescio e la mettiamo doppia. In questo modo avremo già due forme. In tutto ce ne servono quattro perché devono essere due con la fantasia e due le faremo con l'altra fantasia per il retro. Ho tagliato la forma M, che praticamente sarebbe una prima taglia da adulto, e con il gessetto, dopo aver fissato la forma con gli spilli, ho tracciato il margine. Io ho calcolato circa un mezzo centimetro in più perché poi questa sarà la parte che si prenderà la cucitura. Dopo aver tagliato queste due parti con la fantasia, ne ho tagliato altre due con quest'altra. Questo perché con la doppia fantasia possiamo facilmente riconoscere l'interno e l'esterno della mascherina senza confonderlo, ma anche perché se volete lo potete fare double face. I laccetti li ho tagliati uguali, sono di 22 cm, sono la misura ideale per una taglia M come quella del cartamodello, però volendo, se avete delle esigenze diverse, potete farlo leggermente più grande. E per quanto riguarda invece il cartamodello, vi volevo far vedere che questa è ovviamente la parte sopra che va al naso, questa è la parte sotto del mento e questa è la parte che va all'orecchio. I laccetti verranno inseriti qua dentro, quindi è per questo che qui abbiamo questa parte un po' più larga che verrà piegata e verranno messi i laccetti all'interno. La prima cucitura che facciamo è praticamente questa, quindi partiamo dalla punta in alto e scendiamo giù. Iniziamo con questa a fiori, la posizioniamo, prendiamo. Giro la stoffa ed ecco il risultato. Ovviamente per far venire il tutto più bello da vedere, andiamo a stirare le cuciture. Quindi apriamo la cucitura in questo modo e diamo un colpettino di ferro, questo anche per l'altra parte. Una volta che ho fatto questa parte esterna, andrò a fare la parte interna, che è praticamente uguale, come potete vedere, soltanto che ha una piccola parte forata. In questo modo, qui dentro, andremo a inserire il filtro per la mascherina. Se non vi interessa mettere il filtro e la volete fare double face, potete qui chiudere, però ricordatevi poi di lasciare la parte qui laterale aperta perché servirà poi per girare tutta la mascherina una volta che è stata cucita. Vi faccio vedere con il cartamodello come dovete lasciare lo spazio. Partendo dalla punta, calcoliamo 4 cm che cuciamo, ci fermiamo, lasciamo 5 cm senza cucitura e riprendiamo a cucire da qui fino alla fine della curva. Da questo spazio non solo infileremo poi il filtro, ma gireremo la mascherina per finirla. Andiamo adesso ad unire le due parti. Andiamo praticamente a inserire una dentro l'altra in questo modo. Dobbiamo far baciare, diciamo così, le due parti con la fantasia e lasciare quindi dalla parte interna e dalla parte esterna la parte senza disegno. Una cosa importante è che le due cuciture devono combaciare, quindi ce le andiamo a mettere precise. Poi ovviamente se l'avete stirato è venuto anche più preciso. E andiamo a posizionare gli spilli tutto intorno alla mascherina, in questo modo non si sposta quando la cuciamo. Abbiamo unito le due parti, quindi abbiamo tutto quanta la forma cucita e adesso andiamo a fare dei piccoli taglietti qui, perché quando lo andiamo a girare la stoffa non farà attrito e si adatterà bene alla cucitura. Quindi vedete, qui vi ho fatto un segnetto, andiamo a tagliarlo qui. Facciamo un tagliettino qui, in questo modo quando andiamo a girare la stoffa segue la curva, e un altro qui, in questo modo. Siamo pronti per girarla. Ovviamente va fatto anche dall'altra parte, io l'avevo già fatto,
andiamo ad aprire lo spazio non cucito e andiamo pian piano a tirarla fuori. È meglio se ci aiutiamo con una matita o con qualcosa di appuntito per girarla. Piano piano. Andiamo a girarla completamente. Aiuto con la matita per far uscire bene il bordo. Ecco qui. Anche qui ci conviene stirarla in modo tale che le cuciture prendano bene la forma, però già così si capisce, insomma, com'è avvenuta. Andiamo adesso a mettere i laccetti. Nella parte interna posizioniamo il laccetto in questo modo, pieghiamo e è importante non prendere con lo spillo il laccetto perché deve essere mobile all'interno della fessura che abbiamo creato. Quindi andiamo a fissare lo spillo il più stretto possibile vicino all'accetto, così. Questo è un sistema molto carino perché se con il tempo dovesse capitare che il laccetto si allargasse un po' troppo, lo possiamo andare a restringere in questo modo. E adesso con la macchina da cucire faccio questa linea senza andare a cucire anche il laccetto che deve essere mobile. Quindi non è importante se la parte sopra e la parte sotto sono più corte, perché tanto questo poi si andrà a muovere dentro la fessura. Abbiamo cucito, controllate che ovviamente questo si muove, che non l'avete cucito dentro. Vi faccio vedere dall'altra parte come va finito. Io ho fatto un punto a mano, però potete farlo anche con la macchina. Andiamo a chiudere quindi il cerchietto e lo facciamo scorrere all'interno. Una volta che lo facciamo scorrere in questo modo, la cucitura va dentro e quindi non si vede più. Se poi lo dovete restringere, lo fate un'altra volta uscire fuori e lo stringete se si è allentato con il tempo, però è abbastanza resistente. Lo faccio da entrambe le parti. Ecco, la nostra mascherina è finita. Devo dire che è anche molto comoda perché con questa curva che ha è molto più semplice respirare, non rischiamo che la mascherina si appiccichi mentre parliamo. E questa fantasia è molto carina, ma potete divertirvi veramente con tanti colori e tante fantasie diverse. La potete girare. Ovviamente quando è stirata, poi qui questa apertura diminuisce, che adesso per praticità l'ho lasciata così, la potete anche usare nell'altro verso e ricordatevi che per qualunque informazione potete scriverci alle mail info@obiberline.com.